stiamo portando avanti una manovra economica che alza le pensioni minime, alza gli stipendi più bassi, blocca la legge Fornero e aumenta la flat tax per le partite IVA. Stiamo lavorando per ulteriori miglioramenti, però sono assolutamente soddisfatto, anche perché con 20 miliardi di euro per le bollette di luce e gas aiutiamo tante persone. Pensioni, sanità, lavoro, col bonus cultura per i diciottenni e il contante. Su questo si concentrano gli emendamenti divisi tra maggioranza e opposizione. La stessa Unione Europea darà la sua opinione sulla manovra di bilancio mercoledì, con Gentiloni che plaude alla prudenza sui conti pubblici dimostrata dal governo Meloni. Silvio Berlusconi intanto è chiaro sul tema dell'aumento delle pensioni minime e tanto basta a far agitare il centrodestra. Proponiamo un aumento, diciamo, guardando a quelle che sono le risorse oggi anche disponibili, a partire da 600 euro e in maniera graduale nel corso della legislatura. Quindi noi dobbiamo dare dignità oggi ai nostri pensionati che svolgono una funzione di welfare sociale in un momento particolare molto importante. Quindi questo è il nostro auspicio, quindi non ci sono fibrillazioni ma soltanto confronto politico. La polemica dunque ruota intorno al bonus cultura voluto dal governo Renzi. L'esecutivo spinge verso una nuova carta con accessi specifici in base all'ISEE, ma l'opposizione non ci sta. Noi non toglieremo il sostegno alla domanda culturale dei giovani, lo miglioreremo, faremo una nuova carta che si chiamerà Carta Cultura Giovani per adesso, poi se i creativi troveranno un nome migliore lo useremo, e insieme alle categorie che abbiamo già rassicurato, dal 1 gennaio sarà operativa. Mascherare con l'ISEE è semplicemente una prova, un tentativo di depistare l'attenzione. L'accesso alla sanità non viene fatto in base alla propria dichiarazione dei redditi. Ci sono delle cose in cui tutti i cittadini hanno diritto e noi pensiamo che tutti i diciottenni hanno diritto ad essere avvicinati alla cultura, anche i figli di un genitore ricco che magari gli prende la macchina ma non gli compra i libri.